I buoni frutti dati da IESMI vengono replicati con questo progetto che per i giovani diventa un progetto importante, in attesa forse che si sblocchino altre iniziative. Sì, il progetto IESMI ha dato buoni risultati proprio sulle opportunità che hanno avuto i ragazzi e ha dato la possibilità alla rete dei servizi agli enti locali di lavorare meglio insieme. Quindi questa esperienza viene riversata nel progetto Young Up e sicuramente quei percorsi che faranno questi ragazzi si potranno poi agganciare alla garanzia giovani nazionale che verrà lanciata per il Piemonte proprio in questi giorni anche tramite la manifestazione Io Lavoro, e quindi da lì ci saranno ulteriori opportunità di avvicinamento e di inserimento nel mercato del lavoro. Dopo IESMI arriva il progetto Young Up dedicato ai giovani, saranno 40 quelli interessati su una fascia di giovani comunque molto più ampia che voi avete monitorato. Sì, abbiamo individuato 170 giovani che sono stati selezionati dai consorzi dei servizi socioassistenziali del territorio, 170 giovani che sono fuori dai percorsi formativi, lavorativi e in questo momento quindi non stanno facendo nulla, e in questa dimensione del nulla ci sembra molto importante, vista anche l'esperienza molto positiva di IESMI, costruire insieme un percorso che potesse dare una mano a questi ragazzi a riprendersi in mano sé, il proprio futuro, le proprie conoscenze e a prenderne di nuove. Quindi sono stati selezionati tra questi 170 beneficiari possibili, 40 sparsi su questi tre territori dei consorzi dei servizi socioassistenziali, e questo tipo di selezione ha fatto sì che oggi proprio abbiano iniziato il percorso 34 ragazzi. 34 che andranno avanti con questo progetto per un anno. Un anno di progetto che vedrà tutta una serie di fasi molto molto dettagliate, culminerà in un percorso di tirocinio all'interno delle aziende. Questo è molto importante perché il tirocinio è un'opportunità di far vedere che cosa si sa fare, che cosa si può mettere in campo delle competenze acquisite e costruirsi potenzialmente un futuro lavorativo. Tre consorzi insieme, questa volta davvero in rete tutti e tre, per aiutare dei giovani, lo ricordiamo, che non sono così pochi, di una fascia che è in difficoltà. Sì, sono famiglie quelle di questi giovani in carico ai servizi, o i giovani stessi sono in carico ai servizi, questo vuol dire che sono persone in difficoltà, non si rivolgerebbero altrimenti ai servizi sociali, e se la situazione è difficile per tutti nel mondo del lavoro, a maggior ragione per le categorie più fragili, per i soggetti più fragili. Quindi ben venga questo tipo di progetto che, attraverso un percorso sostenuto dagli operatori, permette ai ragazzi di arrivare anche eventualmente a dei tirocini di lavoro, o comunque ad una scelta formativa, o comunque magari ad un ritorno a scuola, attraverso appunto il rivedersi, il rimettersi in gioco, ma soprattutto acquisire quella stima di sé che talvolta nelle difficoltà le persone perdono, e soprattutto i giovani. Parliamo di un progetto che riguarda 40 ragazzi in prima battuta, 23 dei quali potranno essere avviati ad un tirocinio lavorativo in un bacino che ne ha visti 170 per effettuare questa scelta, ma è importante sottolineare, sono più di 800 i giovani in carico ai nostri servizi su una popolazione da 16 a 24 anni che va circa sui 15.000 sulle 15.000 unità per quel che riguarda il territorio di tutti e tre i consorzi. Ecco perché speriamo che questa, che si pone ancora come una sperimentazione, dico ancora dopo un progetto simile che è stato IESMI, sia una sperimentazione che porti però a diventare questo un intervento strutturale, perché abbiamo bisogno di seguire i ragazzi in un percorso che li rinforzi, in un percorso che li accompagni a quello che è il futuro lavorativo o formativo, e anche li sostenga. Ecco, non dimentichiamo che in questo progetto i consorzi, oltre ai propri operatori, assistenti sociali ed educatori, mettono delle risorse economiche perché i ragazzi appunto siano sostenuti anche economicamente, le famiglie siano sostenute anche economicamente per il periodo di durata del progetto. Un percorso che questi giovani seguiranno per un anno, ma per fare che cosa? I ragazzi verranno coinvolti in un percorso per acquisire delle competenze che possono dare maggiori opportunità nella ricerca del lavoro.
Pertanto è un percorso che vede coinvolti tutti quanti i ragazzi in azioni che possono essere dei laboratori per andare ad affrontare degli argomenti specifici che possono essere, non so, il significato dell'identità digitale propria, quindi l'uso di Facebook e del web per la ricerca del lavoro, il significato di come si affronta un colloquio di lavoro, quindi andare un po' ad esplorare questo aspetto qua e poi anche capire un pochettino le competenze che ognuno dei ragazzi ha e magari scoprire che manca qualcosa e quindi trovare un percorso per cui acquisire quelle competenze che mancano proprio nell'ottica di inserirsi nel mondo del lavoro. Questo percorso qua appunto è indirizzato a ragazzi che hanno come tutti i ragazzi, una fragilità di partenza e quindi si vuole andare a rinforzare quelle cosiddette competenze trasversali che non sono specifiche di una competenza lavorativa ma più di competenze nel porsi verso un'organizzazione che può essere un'azienda, un negozio, comunque nel mondo del lavoro che appunto ti permettono di spenderti un po' meglio nella ricerca. Possiamo dire, semplificando, che a questi ragazzi si dà l'opportunità di rientrare in un percorso che li può portare, come altri che invece non vivono il loro disagio, a trovare un lavoro o una loro dimensione. Sì, è un percorso che cerca di potenziare le competenze e le capacità per rientrare appunto, come dice lei, nel mondo del lavoro e spendersi in maniera più efficace le proprie competenze, le proprie capacità. Cosa vi aspettate da questo anno, da questo percorso? Non so come si può. Questo è un progetto per i giovani per iniziare nel mondo del lavoro. È un buon progetto perché i giovani iniziano il lavoro, a conoscere il mondo del lavoro per iniziare. Quindi da questo progetto vi aspettate di riuscire a proporvi, di riuscire a capire quanto valete e come proporvi? Sì. E anche capire in cosa siamo capaci, più adatti. In cosa consiste il mondo del lavoro. Sì, cogliamo al volo le occasioni. E spero che questo discorso, che questo percorso dia una soddisfazione, sia per noi stessi e anche per altri giovani.